Quanto sono grosse ste mutande, raga? Ma è il pannolone di mio nonno. Tardillo. Io sono Sasha Burri. Mo posso fare il duro anche quando vado a letto col pigiama. Stay angry. Stay animals. Bello a tutti ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati in questo mio nuovissimo video. Come avrete potuto leggere dal titolo, oggi vi voglio far vedere tutto ciò che ho comprato dal Giappone, dai vestiti alle scemenze, a tantissimi, ce ne sta un bel po'. Ma prima di farvi vedere tutto, vi volevo parlare di un paio di cose. Vabbè, innanzitutto ci sono ancora un sacco di video del Giappone che devono uscire, perché ho registrato parecchio, anche se è vero che siamo stati 3 settimane, però ho registrato parecchio, quindi vedrete un sacco di cose nuove, soprattutto dagli anni passati. E poi, visto che parliamo poco ultimamente e so che siete anche molto impegnati dalla scuola, lo vedo anche dal fatto che si sono abbassate le visualizzazioni, ma volevo comunque informarvi di qualcosa che vorrei fare. Io adesso qua sopra dovrebbe apparire un sondaggio. Vabbè, nel caso non ci sia, scrivetemi in descrizione. Voi ovviamente cliccando sul sondaggio continuerete a sentirmi, potete votare appunto se sì o se no. E la domanda appunto è questa: mi piacerebbe fare dei daily vlog, però non sono daily vlog perché non è che tutti i giorni registrerò. Però se ci sarà qualcosa da registrare e voglio registrarvi la mia giornata o le mie giornate, i momenti migliori. E vorrei che foste voi anche a partecipare scrivendomi poi nei vari commenti quando inizieranno i video su cosa potrei fare nel video dopo. Oppure appunto vi lascerò sempre dei sondaggi con una votazione, se votare una cosa o votarne un'altra, e cercare di rendervi appunto partecipi della mia vita. Saranno comunque video divertenti, video non solo che sto in casa al computer. E visto che non lo fa praticamente nessuno in Italia, o almeno come lo voglio fare io, secondo me è un'ottima idea. Fatemi appunto sapere se c'è il sondaggio, perché mi ricordo bene, se no in descrizione. Ma passiamo alla roba. Oh! Ok, mi sa che ho dato una manata troppo forte. Ma secondo me la vera domanda che vi siete fatti guardando questo video è: Sasha, che cosa hai fatto ai capelli? È che non me li volevo far tagliare in Giappone i capelli, è che i giapponesi non sono bravi. È come se gli chiedessi di cucinare la pasta al pesto. Comunque, qua ci sta un po' di roba bella che vi voglio far vedere. In realtà ce ne sta anche là. Partiamo in ordine sparso. Allora, qua ci abbiamo un regalo. Ti pareva che c'era lo scotch? Che è per mia mamma. Un regalo un pochettino più particolare, con questa specie di geisha, comunque giapponesina. Spero, mamma, che tu non stia guardando il video, se no ti sei rovinata la sorpresa. Poi ci sta una cosa con un Buddha. Ti levi. E anche questo è sempre un regalo preso in un tempio, che è un regalo per mio papà. Questo non lo sto a scartare. Poi, passando un pochettino più in là, c'è questa matassa in forma di roba, che sono pupazzi. Probabilmente se i pupazzi potessero parlare o fossero vivi, non sarebbero appunto vivi, perché li ho praticamente prosciugato con la sacca di Tudor. E praticamente non so come funziona. Forse così, c'è tipo il pulsante di... No, non funziona, niente, sono proprio morti. Ecco, in un modo e nell'altro dovrebbero riprendere vita. In questo caso, guardate. Oh mio Dio! Cacchio, raga, sembrava vivo veramente. Per farli stare tutti in valigia ho dovuto per forza mantenere questo metodo. Comunque, questo qua è un Kirby verde molto arrabbiato. Poi ci sta il dinosauro di Toy Story, preso a Disney Sea. Mike Wazowski con l'apparecchio, mi dispiace per te, di Monster & Co. Ed infine la cosciotta del KFC. Guardate quanto è grossa e guardate quanto è morbida. Cioè, non so se si può guardare la morbidezza, ma vabbè. E a parte questo, sono stati vinti tutti al gancio, al prize game. Quindi... L'artiglio! Ah, giusto, dimenticavo, ho vinto anche Slowpoke. Poi qua ci sta la polo, che all'inizio pensavo fosse una camicia, l'avete visto nel video della festa di YouTube sulla barca, che è molto bella. Ogni anno YouTube ci regala qualcosa, come appunto mi aveva anche regalato questa al milione del YouTube, di YouTube Gaming. Quest'anno ho la polo, che non metterò mai perché le polo fanno cacare, però ovviamente la terrò come souvenir. Allora, vediamo un attimo che altro c'è. Ok, questo me l'ha regalato Sabrina, un bastoncino di diabete, una specie di caramella gommosissima, sembra un albero di Natale. Questo dovrebbe essere un regalo sempre per qualcuno, ma non mi ricordo per chi, quindi me lo trovo io. Le carte che ho vinto con il giapponese quando ero ubriaco. Un ricordo del braccialetto dell'Ultra. Vari gadget di YouTube che magari useremo in live. Le bacchette che ho preso in prestito. Sì. Ah, cavolo, anche queste ho preso in prestito. Poi ovviamente non potevano mancare queste cose ritoccate fatte con delle macchinette in Giappone, che è una cosa che va di moda fra le ragazzine e che ti praticamente fa il trucco. E qua c'è anche il mio culo. Oh mio Dio, Tudor sembra veramente mia madre, è una donna.
Qua stavamo sodomizzando Favij probabilmente. Questo qua era praticamente il biglietto, come quando si va al cinema, però era il biglietto per entrare in un tempio. E ho visto sta roba qua che sembra una roba alla Naruto. Quando si mordono il dito col sangue, lo passano sopra e evocano qualcosa. Quindi mi era troppo piaciuto e l'ho tenuto. Mentre quest'altra cosa l'ho avuta facendo una lezione, diciamo, di samurai. Una bandana che si mette sulla fronte. È una cosa che vedrete nel docufilm. Qua c'è anche l'attestato che dice chiaramente che ormai sono un samurai. L'unico vero problema è che in Italia sbagliate il mio nome, mentre in Giappone riescono a sbagliare il cognome. Burri. Io sono Sasha Burri in Giappone. Non sono Burci. Vabbè, comunque l'ha testato, quindi un maialino che mi ha regalato Sabrina, che ha fatto regalo anche a tutti, solo che lei voleva che lo attaccavo sul computer o sulla valigia, ma io non sono tipo che attacca la roba così, quindi io l'ho tenuta come ricordo. Ma ho comprato delle cose che, per chi sa il giapponese, mi può dare una mano, che sono praticamente esperimenti dove ci volevo fare un video, ma non ho capito assolutamente come si fa e soprattutto che cos'è. Cioè, so che è una bevanda, che uscirà una specie di bevanda gelatinosa, ma non so minimamente cos'è. Ho comprato anche dei deliziosi insetti da fare una bella challenge. Non mi sono scordato, devo far fare la reaction agli altri della specie di pozione che ti infiamma la bocca. E ho comprato anche dei peperoncini, sempre per farci una sfida, una challenge con qualcuno. Passiamo adesso alle cose un pochettino più costose. Allora, diciamo che questi sono due calzini. Infatti sono come quelli che ho al piede, vedete che sono tipo divisi. Cioè non è che è una magia, cioè questi sono i calzini giapponesi, così ci possono mettere il coso della ciabatta e non la perdono, ci possono camminare. Questi calzini li ho comprati perché c'erano le renne, o comunque i cerbiatti, dove siamo andati a visitarli, come avete già visto il video, li ho voluti comprare. Stessa cosa questi qua, che sono quelli che, vi ricordate, ci dovete colorargli un occhio e poi se si avvera il desiderio che avete espresso dovete colorare anche l'altro, se no dovete aspettare. Comprate anche questi calzini, sono molto carini. E ho preso anche questo per fare il ramen in casa. Uscirà una vomitata di ubriacone del sabato sera, però possiamo fare il ramen in casa. E adesso potete capire il perché di questa pila di vestiti. Praticamente 8 giorni su 21 Stefano era ossessionato di dover vedere qualsiasi negozio che rivendesse Supreme o che vendesse Bape, insomma comunque marche che interessano anche a me. Però lui era veramente impazzito. Allora, ogni tanto, seguendolo, ho trovato della roba che poteva interessare a me, anche perché io non spendo quasi mai soldi in vestiti, roba a caso, ecco, insomma. In Giappone comunque mi ero predisposto di spendere dei soldi per me e quindi è uscita questa roba qua. Al negozio Supreme ho comprato le mutande. Queste mutande, il problema è che sembrano quelle di mia nonna. Cioè, sembra un lenzuolo, non un paio di mutande. Quanto sono grosse ste mutande, raga! Ma è il pannolone di mio nonno! Guardate il mio piede e guardate le mutande. Ti arrivano al ginocchio! Ho preso anche i calzini di Supreme. Tanto non che costassero molto, era giusto per averli. Poi ho comprato questa maglietta qua, con la scritta appunto Supreme, tutta in modo stiloso, molto bella, qua che con sembra i tronchi, con qualcuno che fuma, strafatto, e sembrava molto molto bella, infatti l'ho comprata, mi piace molto, ovviamente originale. Per non fare comunque confusione, tutta la roba che ho comprato di vestiti è originale, anche perché l'ho comprata alcune dai rivenditori, alcune dai negozi ufficiali, perché magari qualcuno potrebbe farsi strane idee che potrebbe essere falsa. Poi ho visto questa cosa sempre di Supreme, ma che mi è piaciuta troppissimo. Purtroppo su YouTube non c'è ancora la possibilità che voi infilate la mano e toccate, ma questo sembra un pigiama. Non è un pigiama, è una maglietta, ma il tessuto è praticamente proprio quello del pigiama ed è fatto tutta di mini Uzi o Uzi, comunque sempre di Supreme. Cioè, raga, mo posso fare il duro anche quando vado a letto col pigiama. Adesso, per questa ve la racconto. Questa maglietta con un simpatico micione davanti era un regalo per Sabrina. Ovviamente alle maniche lunghe, a lei non piacciono le magliette bianche. Ho detto gliela compro. Una collaborazione con Champion per questa marca qui, che non so cosa sia, ma visto che c'era un gattino ho detto cavolo, la vorrei comprare per me. Però gliela regala Sabrina, visto che è molto carina. Infatti questa dovrebbe essere una maglietta da donna, però vabbè, è una maglietta, quindi la può indossare chiunque. Il problema è che quando sono arrivato lei ha detto che non gli piaceva. Meglio, l'ho tenuta io. Poi ci sta la maglietta di Bape con la finta cerniera. Con una finta cerniera è disegnata un po' come appunto Mates, con questi occhi e la bocca all'ingiù. Anche una felpa di Bape senza cappuccio, comprata appunto nel negozio originale, con tutti questi disegnini appunto, con la scimmietta, con la R, con la stellina. Poi ho preso un'altra felpa di Supreme, questa da un rivenditore, è una collaborazione, anche questa qua non ricordo con chi. Comunque non c'è scritto, c'è scritto solo Supreme, però è una collaborazione con questa specie di onda che crea la scritta Supreme. Infatti eccola qua, muscio bella.
e anche quella della nuova collezione, tra virgolette, chiamiamola così, insomma, che è uscita da poco, che non c'è scritto Supreme, ha scritto Supream, che è però sempre di Supreme, con la sfinge egizia. Ecco qua. E per finire, visto che avevo i pantaloni sporchi della tuta dalla partenza, mi sono comprato anche i pantaloni appunto tuta di Supreme, belli militari come piacciono a me, che il militare a me fa impazzire, quindi sono molto belli. E in conclusione ho preso anche delle scarpe Adidas Pure Boost, che sono veramente morbidissime per camminare, visto che a me fa male tipo un piede, c'è un'infiammazione sotto uno dei piedi, sono veramente stracomode, stramorbide, l'ho prese. Così si può andare a correre massimo qualche volta in bicicletta, se non piove. Vabbè, torniamo a posto. Ok, mi sono scordato di dirvi che mi hanno anche regalato due stickers di Supreme, che non me ne faccio niente perché non li attaccherò mai da nessuna parte. Magari ve li regalo una fiera. Stavano pure tra l'altro 5 euro l'uno. Comunque direi, animali, che questo video può concludersi qua. Fatemi sapere appunto tramite sondaggio o in descrizione la cosa che vi ho detto ad inizio video. A me non resta altro che ringraziarvi, salutarvi, invogliarvi a studiare, invogliarvi a guardare i miei video. Detto questo, come sempre vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi video ai lati, e noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry! Stay animals!